Sperti e La Schiara, un binomio che cammina di pari passo sulla montagna di Belluno e nella storia dell'alpinismo bellunese, testimoniato da un bivacco strategico e una ferrata tra le più accattivanti del panorama dolomitico, da poco rinnovati e messi in sicurezza e da sempre dedicati a Gianangelo Sperti, e ora anche una moglie Iris e fratello Silvia, al quale la sezione del CAI di Belluno ha dedicato una serata di rivisitazione storica della sua ricca attività alpinistica e esplorativa. L'incontro si è svolto nell'auditorium parrocchiale di Cavarzano. Di Silvio Sperti ha parlato la nipote Maurizia, ricordando che l'attività dello zio si è consumata in 3 anni, tra il 22 e il 25, dal momento che è morto, soli 29 anni di tubercolosi. Sul suo impegno alpinistico è intervenuto Piero Sommaviglia. Nel settembre del 1924 scala lo Spitzmeri, scende a prendere il Vias del Golella, lo percorre interamente assieme a Valentino Angelini, attraversa le pareti dello Spitz Est e dello Spitz di Mezzo per salire sullo Spitz di Mezzo stesso e ritornare indietro per lo Spitz Sud. In questo modo i due dimostrano un'attitudine particolare per l'alpinismo di ricerca. Loro volevano sapere com'era fatta la montagna dall'altra parte di quelle creste, dietro quello spigo. Buona parte del lavoro esplorativo e di ricerca è finito nelle guide dolomitiche di Giovanni Angelini e Antonio Berti. Patrimonio che viene raccolto e che viene conservato all'interno della Fondazione Giovanni Angelini di tutto il periodo di esplorazione, in particolare delle montagne della Val di Zoldo, in particolare del gruppo del Bosco Nero e del gruppo degli Spitz di Mezzodì. Alla serata erano presenti anche il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrini e il presidente del Parco Dolomiti Bellunesi Ennio Vigne, e l'evento si è concluso con la notizia della nuova dedicazione della ferrata e del bivacco, ora intitolati a Silvio Sperti, a Gianangelo Sperti e alla moglie Iris. La notizia è stata data dal presidente della sezione CAI di Belluno, Paolo Barp. Una decisione nata all'interno della sezione, ma anche diciamo insieme alla famiglia Sperti, proprio per ricordare anche soprattutto Silvio Sperti.